L'empowerment è il processo di scoperta e cura della propria forza interiore, un atteggiamento capace di supportare la ricerca di significato per la propria esistenza di ogni individuo. Si tratta di una modalità che può diventare fonte di trasformazione per le persone. Se si adotta un atteggiamento mentale improntato all'empowerment, si apre una porta che conduce a una consapevolezza più profonda di sé e ad un potenziale inesplorato. Ogni persona, infatti, detiene un tesoro unico, la forza interiore. Questa forza, spesso sepolta sotto strati di incertezze, dubbi, condizionamenti esterni, attende solo di essere rivelata. È il processo di estrazione, una sorta di archeologia dell'anima, che rivela la nostra autentica natura e il potenziale incommensurabile che risiede in noi. All'interno del gruppo ANZOS del CUFRAD, Centro per la Cura delle Dipendenze Patologiche, nello scorso mese è stato scelto come tema di riflessione quello dell'empowerment. Si è cercato di lavorare soprattutto sui punti di forza che gli ospiti del gruppo hanno già sviluppato durante il loro percorso terapeutico, ma anche sui punti di debolezza e su ciò che ancora devono esprimere. Si tratta di un argomento già affrontato dagli ospiti, perché fin dal loro ingresso in comunità si è lavorato su come potenziare la loro capacità di resilienza, rendendoli consapevoli che anche i momenti più bui possono essere affrontati con forza e senza farsi sopraffare. Nel lavoro terapeutico di gruppo emergono spesso le fragilità degli ospiti riguardo a paure collegate al loro vissuto, ad eventi loro accaduti. D'altra parte, si scoprono anche nuove chiavi di lettura delle stesse difficoltà, proprio grazie alle capacità acquisite. Sovente, nei colloqui con gli operatori, i pazienti si interrogano sui propri attuali modi di agire, modi che loro stessi riconoscono essere diversi dal passato. Nel confronto tra le due modalità, ciascuno comprende cosa rendeva tossico il comportamento pregresso e quanto tale comportamento fosse autodistruttivo. Daniele, un nuovo utente del gruppo ANZOS, ha voluto esprimere la sua esperienza di dipendenza confrontandosi sia con l'equipe sia con gli altri pazienti. Ha riconosciuto che il lavoro personale condotto sull'empowerment gli consente attualmente di affrontare meglio gli ostacoli che incontra, essendo divenuto capace anche di autotutelarsi nelle situazioni problematiche e di essere resiliente nell'avversità. Gli esempi portati da Daniele hanno stimolato molte riflessioni negli altri pazienti in merito a come affrontare i problemi che si presentano nella quotidianità. Una delle difficoltà riportate dagli ospiti del gruppo di cura ANZOS è riferita alla gestione delle uscite che normalmente vengono effettuate dalla struttura. Riprendere in mano la propria autonomia dopo aver vissuto una fase del percorso in cui qualcun altro si prendeva cura di loro costituisce un passaggio molto importante, ma altrettanto sensibile. Possono insorgere dubbi riferiti alla propria capacità di superare le difficoltà che si possono incontrare o di resistere alle tentazioni del passato. Questo è uno dei motivi per cui gli ospiti vengono inizialmente invitati a uscire in coppia e non da soli. Uscire in coppia significa monitorarsi e supportarsi a vicenda, maturando un senso di responsabilità non solo verso se stessi, ma anche verso l'altra persona. Durante i gruppi terapeutici sono stati condivisi dai pazienti limiti, incertezze, paure. Attraverso queste condivisioni, ognuno ha potuto ascoltare i propri compagni di cura, maturando un sapere emotivo e relazionale che permette di vedere con più chiarezza e di essere di supporto a se stessi e agli altri anche nel momento delle uscite dal centro. Il lavoro portato avanti sull'empowerment ha permesso agli ospiti del gruppo di mettere a fuoco la propria forza interiore, di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita e di miglioramento, di avere uno sguardo attivo e propositivo sulla realtà circostante e di riconoscere l'influenza positiva reciproca che può derivare da questo moto verso il miglioramento di sé.